Amici, amici, bentrovati a questa nuova puntata di Un Sacco Bello, facciamo la differenziata, la nostra rubrica dedicata alla raccolta dei rifiuti a Cremona. Insieme a Matteo, il nostro giocoliere. Ciao! Ciao, buongiorno! Riusciremo a scoprire come si può utilizzare la plastica se i cremonesi sanno dove gettarla correttamente. Perché ricordiamolo, dal primo di luglio è partita la raccolta differenziata estesa a tutta la città. Allora andiamo insieme a scoprire che cosa ne sanno i cremonesi. Dove le butta solitamente le, le bottigliette di plastica? Le bottigliette di plastica dentro lì nelle campane davanti alla scuola dove c'è il contenitore. Adesso... Oggi invece non sarà più così. Eh, sì, e dove no, si buttano? Lo, so. lo sa? Ci sarà un contenitore. Andiamo mi no? sembra scoprire qual è. No. Andiamo. Secondo lei ci sarà un cassonetto? Ci sarà un bidoncino? Ci sarà un sacco? Penso penso un sacco, eh beh, potrebbe essere. Va, esatto, bene. va bene? <ride> Le faccio vedere qual è? Eh. Venga, venga con me. Questo è l'invito. La buttiamo dentro? Nel sacco? Giallo. Giallo. Solitamente ho la campana vicino a dove ho il garage, per cui porto la borsina, la butto lì. Ecco, non ci sarà più la campana, ci saranno dei sacchi. Eh, Matteo, vuoi far vedere alla signora dove verranno messi i, le bottigliette così? Abbiamo scoperto che i cittadini cremonesi sono molto bravi nella raccolta della plastica. Allora siamo venuti al consorzio Corepla, dove qui la plastica la fa da padrone, davvero. Eh, ringraziamo il dottor Massimo Di Molfetta per averci ospitato qui. Grazie e benvenuto nella nostra trasmissione. Un sacco bello facciamo la differenza. Benissimo, grazie a voi. Pensiamo di dare qualche speriamo di dare qualche consiglio ai cittadini per fare sempre meglio la raccolta differenziata, ma non solo di quantità, ma anche di qualità. Ecco, il materiale della plastica è un materiale davvero eh, variegato, importantissimo, lo troviamo in mille modi declinato. Ma effettivamente, eh, cosa succede quando noi gettiamo qualcosa di plastica, realizzato in plastica e voi lo conferite e lo, e lo trattate? Benissimo, allora quindi il ciclo della plastica essenzialmente si può dividere da una parte che fanno i cittadini, quindi i cittadini fanno la raccolta differenziata, in genere mi sembra che a Cremona sia un monomateriale plastica. Attualmente in cassonetto, poi penso che andrà verso il porta a porta, però molti cittadini non riescono a vedere il passaggio successivo a quella che è la raccolta differenziata. Questo materiale viene pressato per un problema di volume, quindi di trasporto, viene mandato in alcuni impianti ed da qui e parte proprio la vera parte industriale. La parte industriale che consiste nel separare le varie plastiche, perché noi parliamo in genere di plastica, ma le plastiche sono diverse una dall'altro, quindi vari tipi di plastiche, e addirittura alcune plastiche vengono divise anche per colore, non solo per tipologia di plastica, vengono selezionate, viene certificata la qualità di questi materiali in uscita, dopodiché viene avviata a, la, a dei, degli impianti che a loro volta trattano il materiale e lo rigranulano, fanno delle scaglie, per essere più concreti. Quelle che voi vedete in azzurro sono delle scaglie ricavate da bottiglie da flaconi, quelle che voi vedete invece colorate, queste specie di scaglie arrivano da ehm, trattamento di, di bottiglie di Pieti, quindi quelle acqua minerale, bibite via dicendo. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio questo materiale viene riutilizzato poi per produrre dei nuovi beni. Sempre qui possiamo vedere che dalle scaglie di Pietì, quindi dalla bottiglia dell'acqua minerale delle bevande, si possono tirare fuori dei pai, si possono tirare fuori delle magliette, si possono tirare fuori un filo colorato con cui si fanno anche dei capi anche d'alta moda. Viene mischiato molte volte anche con del lino, con, altre, eh, con altri materiali per cui si può poi usare nell'alta moda, molte grandi firme lo utilizzano. Dico una cosa: eh, alcune magliette di grandi campioni spagnoli, <ride> non faccio la, la, la marca, non dico di che è, da chi sono prodotte sono fatte con pieti riciclato. Ma non solo, vediamo qua anche degli oggetti di uso quotidiano, per esempio eh, delle lampade. Assolutamente, poi c'è tutta la parte del design, c'è tutta la parte, queste sono lampade fatte da flaconi, ci sono lampade fatte da pieti, tutta la parte di filati all'interno della macchina, quindi le moquette, eh, la parte diciamo, di tessuto, eh, quasi tutto tessuto che arriva da prodotti del riciclo. Noi non lo sappiamo, molti accessori dei mobili, molti eh, eh, aggeggi di, di, di uso domestico. Che può essere dal secchio, la moletta, il cestino, sono tutti fatti di materiali di plastica riciclata. Una volta si tendeva un po' a nascondere chi produceva, che era fatto con materiale da riciclo. Oggi invece, sempre più aziende ci chiedono di poter marchiare proprio il loro materiale dicendo questo qui arriva da materiale da riciclo, quindi da raccolta differenziata. Quindi è importantissimo riciclare la plastica? Sì, è importantissimo per alcune ragioni. Il primo motivo è che risparmiamo di importare materie prime dall'estero. Quindi noi abbiamo già in casa delle materie prime che possono essere utilizzate, non dipendiamo dall'estero. Seconda cosa, ricic raccogliere riciclare. Riciclare e recuperare materiali vuol dire creare occupazioni, creare tecnologia. Voi dovete capire che per selezionare, come abbiamo detto prima, tutti i tipi di plastica, dividere per tipo di polimero, diciamo, tipo di plastica e di colore, eh, ci sono tecnologie, infrarossi, c'è ricerca universitaria, siamo collegati a livello europeo con scambi culturali, non solo culturali ma anche tecnici, per trovare sempre tecnologie più appropriate per avviare sempre più le quantità di materiale plastico a riciclo. Quante volte si può riciclare la plastica? Allora, la plastica si può riciclare N volte. E diciamo che noi, oggi come oggi, il grande sforzo che sta facendo il consorzio è di avviare sempre più questa plastica a riciclo. Oggi ci sono ancora tutta una frazione di i, imballaggi in plastica che non hanno uno sbocco, ma non dico solo in Italia ma anche a livello europeo. Per cui, questa parte di plastiche vengono poi inviate a fare energia, perché comunque la plastica derivante dal petrolio ha un suo potere calorifico molto elevato, per cui può sostituire. Delle materie prime che arrivano, ad esempio il carbone, il metano, che arrivano dall'estero da cui dipendiamo, mentre noi abbiamo già in casa questa parte di plastica attualmente non riciclabile. Noi stiamo lavorando con l'università proprio a cercare di massimizzare la quantità di avvio a riciclo, però purtroppo c'è ancora una, una, una quantità di plastica per dimensioni, per tipologia, per abbinamento di più materiali perché molte volte noi non ci rendiamo conto che alcuni imballaggi che a noi sembrano tutta di plastica magari sono fatti da strati di plastica diverse che hanno funzioni diverse per cui eh, dobbiamo anche trovare Oggi non ci sono riciclatori che riciclano questo tipo di materiale per cui se non, oggi non viene avviato il riciclo può essere avviato il recupero di energia. Quanto è conveniente anche per i comuni eh, fare le, la raccolta differenziata sulla plastica? Ma guardi, io do solo un dato, l'anno 2014 noi abbiamo dato ai comuni o ai soggetti delegati dai comuni come eh, Sistema Italia qualcosa come 230 milioni di euro. Questi soldi ritornano ai cittadini perché comunque riducono i costi delle tasse che pagano. I cittadini, Non solo, ma a, oltre ai soldi che noi diamo, perché questo c'è un accordo Anciconai che prevede questo riconoscimento, un corrispettivo medio che l'anno scorso era intorno ai 250-280 euro a tonnellata, tenete presente che tutto questo materiale che va indifferenziata non pesa sul costo dell'avvio a, a inceneritore, discarica, a smaltimento. Quindi c'è un doppio risparmio che quindi incide sulle casse dei comuni e quindi anche sulle tasche dei cittadini. Siamo in compagnia dell'ingegner Giovanni Damiani, responsabile dell'igiene dell urbana AEM Gestioni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Dunque, ci spiega cosa cambierà per gli abitanti di Cremona nei prossimi mesi? Quali sono eh, le tappe della nuova raccolta differenziata e chi coinvolgerà? Con i prossimi mesi tutto il comune di Cremona verrà servito con la raccolta differenziata porta a porta. Eh, ci saranno due fasi: una a partire dal primo di luglio e una seconda fase al, a partire da ottobre. Nella prima fase verranno coinvolti quartieri esterni eh, nelle zone periferiche tipo il Cambonino, Pisenengo, Battaglione, Bagnara, I Castelli, la zona di via Bergamo e eh, altri quartieri un po' più a ridosso della della zona centrale come eh, via Dante, eh, la zona dell'ex consorzio agrario, via Brescia, via Persico. Borgo Loreto, San Bernardo e la zona di Via Novati e parte della zona di Via Giordano. Eh, con l'attivazione del servizio in modalità cosiddetta porta a porta, verranno eliminati in tutte queste zone, quelle che abbiamo elencato, i contenitori stradali attualmente dislocati in varie piazzole a bordo strada e presso i quali eh, riscontriamo tante volte dei fenomeni, magari eh, di uso improprio oppure di abbandono di rifiuti. Eh, sicuramente l'eliminazione di questi contenitori stradali porterà a un eh, miglioramento del decoro urbano e eh, sicuramente dal punto di vista eh, almeno ambientale del decoro ci sarà un guadagno significativo sarete pronti per la partenza del primo luglio il primo luglio è molto vicino ecco siamo molto impegnati una, diciamo, una parte di contenitori e tutti i sacchetti quelli che dovremmo andare a consegnare alle, a tutte le famiglie interessate che ricordiamo sono quasi 10.000 perché la, nella prima fase verranno serviti circa 21.000 abitanti quindi è molto impegnativo sicuramente andare a consegnare tutto a tutti però una parte dei contenitori e dei sacchetti ce l'abbiamo già, l'altra parte è in arrivo per cui ci stiamo organizzando per andare a recapitare un po' a tutti il materiale, l'occorrente necessario per effettuare la raccolta con la, la modalità porta a porta. E, Unitamente ai contenitori verranno consegnati anche eh, il materiale informativo, ecco, che consiste in, in una guida per una corretta differenziazione dei rifiuti, e sicuramente il, il calendario, perché ovviamente. Eh, Bisognerà comunicare a tutti i cittadini coinvolti i giorni e soprattutto anche orari in cui verrà effettuata la raccolta nel loro quartiere in modo tale che si possano organizzare e esporre all'esterno i contenitori delle varie frazioni di rifiuto. Eh, Ingegner Damiani, immaginiamo che ci siano delle piccole raccomandazioni da fare di buonsenso da rivolgere ai cittadini, ce ne vuole dire qualcuna? Ma sicuramente, proprio ha detto bene la parola buonsenso. No, noi auspichiamo eh, una, una fattiva collaborazione da parte di tutti i cittadini coinvolti, no? quelli che verranno coinvolti per la prima volta nella fase della, eh, di luglio e poi dopo anche quelli eh, successivamente in ottobre eh, nel centro storico che sperimenteranno la raccolta porta a porta, eh, diciamo ex novo. Eh, D'altra parte, sugli altri cittadini, tutti quelli che, che fanno parte delle zone dove la raccolta porta a porta è stata attivata negli anni scorsi, speriamo che. Che possa essere diciamo, rinvigorito ecco, la, rinvigorita, la sensibilità ambientale in modo tale che si possa riuscire a, ad ottenere una, una collaborazione proficua così da eh, aumentare il materiale raccolto eh, in forma differenziata e aumentare anche la qualità del materiale raccolto eh, in forma differenziata perché è fondamentale ecco, fare la raccolta differenziata ma anche farla bene, farla secondo quelli che sono i dettami ecco, che ci vengono eh, indicati in modo tale da consentire che il materiale che viene recuperato e messo nei contenitori della differenziata possa fare davvero un percorso veloce e facile verso gli impianti di recupero e soprattutto di riciclo e di reimpiego di tutti questi materiali. Nella prossima settimana, eh, oltre alla, alla consegna dei materiali, come dicevamo prima, inizieranno anche degli incontri nelle zone. Ci saranno sette incontri eh, organizzati nelle zone dove viene attivata la raccolta a partire dal primo di luglio, in modo tale da andare a trasferire un po' i cittadini e le nostre aspettative e diciamo, l'auspicio di, di, di poter contare su una collaborazione che è, è fondamentale per. Far sì che si possano raggiungere dei buoni risultati. Uno dei temi ricorrenti è la gestione dei condomini. Ci può ricordare quali saranno gli aspetti specifici di questo servizio? Sì, la, i condomini sono una parte fondamentale ecco, della, del servizio di raccolta. Il, la raccolta, diciamo, come modalità, è prevista generalmente all'esterno, no? ordinariamente all'esterno. Nei diciamo, nelle complessi abitativi, dove ci sono da 1 a 5 famiglie, verranno consegnati dei kit singoli a ciascuna famiglia e ciascuno sarà indipendente ed esporrà i propri contenitori al di fuori del proprio carraggio del pedonale, indipendentemente dalle altre, dalle altre famiglie. Da 6 famiglie in su si comincia a parlare di, di condominio e si depositeranno all'interno di questi stabili dei contenitori cosiddetti condominiali, no? che raggruppano i rifiuti provenienti dalle famiglie che abitano in questo. Condominio. Ovviamente, come dicevamo, la raccolta è prevista all'esterno. Ecco, per i condomini eh, c'è la possibilità diciamo, di richiedere un servizio opzionale appunto, a richiesta aggiuntivo che dietro pagamento di una somma molto, ma molto diciamo, contenuta e stabilita in accordo con l'amministrazione comunale potrà richiedere il servizio all'interno in eh, da parte dei nostri addetti. In questo periodo è in, siamo in contatto continuo e frequentissimo, mattina e pomeriggio, proprio con tantissimi amministratori di condominio in modo tale da concertare un pochino le soluzioni più idonee per qualsiasi diciamo, eh, condominio da loro amministrato. No? Ci sono sicuramente casi particolari che verranno esaminati e si cercherà di, di trovare la soluzione più idonea che possa eh, diciamo, facilitare e tutti i residenti e anche agevolare i nostri raccoglitori durante il del servizio grazie ingegnere Damiani e buona raccolta differenziata a tutti grazie a voi e proprio mentre facciamo la spesa che dovremmo pensare a quanti rifiuti stiamo acquistando troppi imballaggi si trasformano in tonnellate di spazzatura e c'è chi esagera anche con le scorte, senza pensare che poi i prodotti scadono e finiscono anche loro tra i rifiuti. No, non si tratta di fare sacrifici, basta consumare solo ciò che serve, senza inutili sprechi. È importante modificare qualche piccola cattiva abitudine, perché il rispetto per l'ambiente inizia nelle nostre case. L'unico impegno è quello di separare i rifiuti mettendoli nei rispettivi contenitori. Tutti possono contribuire, così il contenitore dei rifiuti indifferenziati si riempirà molto lentamente. Solo quando sarà pieno lo metteremo fuori casa. Ma dove vanno a finire tutti i rifiuti? Semplice, gli indifferenziati, cioè i rifiuti veri e propri, vanno all'impianto di smaltimento, mentre tutti gli altri, l'organico, la carta, l'alluminio e la plastica, prendono la strada del riciclo, dove saranno selezionati e trasformati in nuovi imballaggi e prodotti da immettere nel mercato, limitando il consumo di materie prime. Per loro inizia così una nuova vita. Una decisa riduzione dei rifiuti offre il vantaggio di limitare il numero di impianti di smaltimento e di conseguenza anche l'inquinamento atmosferico, di raccogliere più rifiuti recuperabili e di raggiungere più rapidamente la quota del 65% come prescritto dalla legge. Con questo sistema non servono più neanche i cassonetti e le strade dei nostri comuni ne guadagnano in decoro, ordine e pulizia. Sapete come fare per, per produrre meno rifiuti? Chi è che lo sa? Acquistando prodotti con poco imballaggio, ad esempio. E oppure se andiamo al supermercato, acquistare invece di borsette di plastica, utilizzare borsette di tela. Si può riciclare, si possono riutilizzare gli oggetti. Per poter recuperare materiali riciclabili e anche per risparmiare materie prime come acqua energia. e energia. Perché? Così, si potrebbero togliere discariche e inceneritori in modo anche da avere meno inquinamento. Bisogna risparmiare e utilizzare i materiali riciclabili per risparmiare acqua, energia e materie prime. Si riduce l'accumulo nell'ambiente di sostanze nocive. Perché dobbiamo riciclare la plastica? La plastica è uno dei materiali più utilizzati. Per produrla però servono delle grandi quantità di petrolio. Per un litro e mezzo per. 3,5 kg di petrolio si produce una tonnellata di plastica. Ecco perché è importante riciclarla, così che si sprechi meno energia ma anche meno petrolio. Scoperto insieme in questa puntata dedicata alla plastica che fine fa e che cosa, a che cosa può essere eh, utile, perché può essere utile riutilizzarla e riciclarla. Qualche buona pratica. Eh? Sì, intanto appunto abbiamo scoperto anche come quella che noi chiamiamo plastica, in realtà sono plastiche, perché abbiamo un'infinità di polimeri che entrano che ci passano quotidianamente tra le nostre mani e entrano nelle nostre case. Eh, si stima che siano più di 100 e, e questo è proprio il tema vero. Eh, una prima eh, sollecitazione andrebbe fatta davvero ai produttori, alle industrie perché riducano la quantità di molecole messe in commercio in modo da facilitarne poi l'economia circolare, cioè il riciclo e la rimissione in consumo. Eh, di nuovo, abbiamo visto come in realtà parliamo di imballaggi di plastica, perché le plastiche eh, poi che non sono da imballaggio non possiamo metterle nella raccolta differenziata. Eh, di nuovo, come già avevamo visto nell'altra puntata sulla carta, fare attenzione al momento dell'acquisto a comprare meno sovraimballaggio possibile. Purtroppo tante volte ci troviamo nelle mani un prodotto che ha almeno 3-4 serie di involucri di plastica, spesso diverse tra di loro e quindi molto complicate poi da riciclare. E quindi attenzione quando compriamo a scegliere quel prodotto che abbia il meno quantità di imballaggio di plastica possibile per unità di prodotto. Però ci sono tanti accorgimenti che possiamo fare. Il primo è quando andiamo a fare la spesa. E partiamo da casa, riportiamoci una bella borsa di tela o di plastica, ma rigida, di quelle riutilizzabili, perché gli shopper usa e getta, nonostante ci sia una legge che ne vieta il commercio e l'immissione al consumo, ormai sostituite dalle cosiddette. Plastiche biodegradabili compostabili, cioè quelle derivanti eh, sostanzialmente da amidi naturali, vegetali di mais, di pomodoro, di patata, e purtroppo gli shopper usegetta in polietilene sono ancora molto, molto diffusi. Eh, stiamo parlando di una quantità esagerata, perché siamo attorno ai 30 milioni di sacchetti messi al consumo, cioè diciamo uno ogni due italiani tutti i giorni. Eh, significa che i nostri cassetti eh, sono ancora pieni di questi vecchi eh, shopper di plastica usa e getta. Poi, purtroppo, per la loro foggia eh, si riempiono facilmente di aria, di acqua, e quindi vengono trasportati dal vento, eh, dai corsi d'acqua. E quindi, qui siamo vicini al polpo, poi vanno all'Adriatico e li ritroviamo nei nostri mari. Le bruttissime famose isole di plastica. Esattamente, il cosiddetto sesto continente, eh, perché è veramente un continente di plastica dei nostri mari. Eh, sono 3 kg di plastica in meno che noi possiamo produrre eh, eliminando gli scioperi usa e getta. all'anno? All'anno, per, per abitante all'anno. Un'altra, diciamo. Quantità considerevole di plastica che ci passa tra le mani è quella degli imballaggi delle bevande, in particolare dell'acqua. Noi siamo eh, il primo consumatore europeo, il terzo consumatore al mondo di acqua minerale in bottiglia. Ne consumiamo quasi 200 litri pro capite, 192, erano 2,14, sono scesi a 192 per la crisi. Eh, diciamo che la crisi ci ha fatto bere un po' più di acqua del rubinetto. Ma eh, l'acqua del rubinetto nei rubinetti italiani è, secondo le indagini dei, eh, del Movimento dei consumatori, nell'85% dei rubinetti italiani è buona o addirittura ottima, eh, soprattutto da noi al nord. In nord Italia l'acqua è sempre buona, tanto è molto più controllata, perché è controllata decine di volte al giorno, eh, quindi molto di più di quella che compriamo. Nei supermercati, poi anche la conservazione delle bottiglie non sempre è eh, a regola d'arte, magari sta nei piazzali, ecco, quindi bisogna fare molta attenzione. Ma soprattutto l'acqua dei nostri rubinetti è buona ed è controllata. Eh, questo significa risparmiare solo per l'acqua più di 5 kg di plastica eh, per ciascuno di noi all'anno. C'è sempre un'immagine che colpisce molto. Eh, in Italia dicevo 192 litri significano. Grossolanamente 5 miliardi di bottiglie di plastica da un litro e mezzo in un anno nella sola Italia. Che se le mettiamo una dietro l'altra, più o meno una bottiglia 32 centimetri, vuol dire avvolgere la terra 35 volte con le sole bottiglie da un litro e mezzo prodotte in un solo anno nella sola Italia. Quindi pensate quanta plastica. Poi ci sono. Tantissime altre cose eh, che possono essere ridotte, diciamo, nel, nelle nostre case, anche di plastica non riciclabile. Pensate un oggetto banalissimo come lo spazzolino da denti. Ormai esistono in commercio quelli in cui si toglie la testina e il manico te lo tieni. Sono 80 grammi di plastica che anziché buttarli via eh, li posso conservare. Eh, Un'altra piccola suggestione che faccio, soprattutto in questo caso per tutte quelle associazioni, le proloco, le amministrazioni che organizzano delle feste popolari, e io capisco che bisogna fare in fretta, che quando forniamo i pasti utilizziamo piatti e bicchieri di plastica e posate di plastica, intanto come ci è stato raccontato i piatti e i bicchieri possono andare nella plastica solo se sono un po' puliti, cioè se non hanno degli avanzi di cibo, ma le posate no e quindi c'è una difficoltà. Allora è meglio utilizzare dei prodotti lavabili. In questo modo, ripeto, possiamo ridurre la quantità di plastica da bicchieri, piatti e posate e facilitare anche la gestione del rifiuto stesso, perché come dicevo Bicchieri e piatti sì, e le posate no. Eh, se non lo utilizzo con del, diciamo, dei set lavabili, posso usare quelli biodegradabili compostabili, così alla fine ne faccio tutto un sacco, ma in questo caso non sacco nero, ma sacco che va alla raccolta differenziata dell'umido e al riciclaggio attraverso il compostaggio. Quindi con pochi gesti abbiamo ridotto di altri 10-15 kg complessivamente di peso, di chili di rifiuti per abitante all'anno solo riducendo la plastica. Roberto, ci sarebbe un mondo di plastica da raccontare, è così? Ebbene sì, io penso che la plastica è un materiale straordinario, ma va utilizzato per fini eh, molto puntuali, eh, ti raccontavo prima un po' così nel, eh, nel fuori onda come, per esempio, le valvole eh, cardiache siano in, in plastica, molti degli infissi che utilizziamo sono in plastica e plastica nobile che serve a fini importanti. Forse proprio perché combattere materiale facce lo utilizziamo troppo e allora bisogna ridurla perché poi la plastica va gestita e la gestione è complicata. Grazie a Roberto Cavallo, grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.